Sono giovani, talentuose e con tanta voglia di mettersi in gioco. Le studentesse delle classi terza e quarta del corso di moda dell'Istituto Vinci Nervi Fermi di Alessandria, che hanno realizzato l'abito di scena per l'attore Lorenzo Flaherty, l'indimenticato ispettore Walter Marrico della serie televisiva Distretto di Polizia, tanto per citare uno dei suoi innumerevoli ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo. Lorenzo Flaherty sarà il protagonista dello spettacolo Solo una vita, ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che debutterà al Teatro San Francesco di Alessandria il 23 febbraio 2024. A che vestito avete cucito per lo spettacolo? Questa è una divisa della Prima Guerra Mondiale, è stata creata apposta per il nostro attore. È una giacca con un pantalone in tessuto di lana, è un tessuto appunto molto particolare proprio per la divisa della Prima Guerra Mondiale. È un tessuto appunto che si può bagnare, quindi apposta per una guerra. I bottoni sono stati ricoperti perché appunto dalle armi si potevano ingarbugliare. È la prima volta in cui vi siete cimentati in un vestito di scena? Di scena sì, abbiamo sempre fatto laboratorio in questi anni, però non abbiamo mai avuto l'occasione di lavorare con attori o comunque fare questi progetti, infatti è stato per noi un progetto molto bello e anche utile per appunto quello che poi vorremmo fare. Qual è la storia di Solo una vita? Racconta in profondità l'esperienza di un giovane uomo che si prepara da un grande desiderio di trasferire la propria vita verso un ambito lavorativo, cioè l'idea è quella, il desiderio di diventare un maestro, ma poi improvvisamente tutto questo si interrompe perché c'è la chiamata alle armi e stiamo parlando del periodo della Prima Guerra Mondiale. E allora c'è questa parte di conflitto, no? Tra il dover fare il proprio dovere, come dicono tutti, e presentarsi pertanto su quello che è la prima linea, il fronte, e invece il proprio desiderio di uomo, di crescita, no? Del proprio essere per appunto diventare maestro, ciò che lui veramente desidera. La regia della pièce è stata affidata a Monica Massone, che ne è anche autrice e produttrice, e a Sergio Angelo Notti, impegnato nella coregia video, che insieme hanno dato vita a una storia profonda, dove al centro, oltre al conflitto e al fronte, c'è soprattutto quello dell'io interiore, messo alla prova da un costante flusso di emozioni e personaggi secondari. Realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo, Solo una vita andrà in scena, oltre che ad Alessandria, nei principali teatri italiani nell'ambito di una vera e propria tournée nazionale. Parlando di progetti, post scuola cosa accadrà? Allora, si spera che in un futuro ci siano altri progetti, magari in collaborazione, magari con altri attori, chi lo sa, nessuno può saperlo. Noi speriamo soltanto che l'abito che andremo a confezionare sarà perfetto per il nostro attore, in modo tale da spargere la voce e giustamente farci pubblicità per una futura collaborazione con qualcun altro. Quindi sarete le prossime Coco Chanel, possiamo dire così? Speriamo di sì, ovviamente speriamo di sì.